Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Qual è lo scopo, secondo voi, della musica e del canto? Cantare in libertà. Ognuno di noi cerca di migliorare la propria voce per cantare e quindi magari va a lezione di canto, impara una respirazione magari nuova, con il diaframma, impara a proiettare la voce dove magari non aveva mai imparato a fare prima e quindi, siccome il canto è legato spesso, anzi sempre, ad un'immagine, quindi immaginiamo di andare più in alto, in realtà la voce, le corde sono nella laringe e noi siamo fermi, però dobbiamo immaginare perché sappiamo bene di non avere dei tasti come per il pianoforte e quindi cambiare la voce in base a quello che spingiamo e dobbiamo avere delle immagini per farlo. Però poi quando noi abbiamo studiato tutto questo, quindi come respirare, come appoggiare un suono, come sostenerlo, come riuscire a fare i nostri passaggi, cambiare i registri vocali e tutto questo, poi dobbiamo assolutamente togliere tutte le immagini che abbiamo nel corpo e cantare. Dico questo perché spesso mi capita di vedere esibizioni di ragazzi che studiano canto e appena li vedo dico: quel ragazzo studia canto. E sembra, lo dico con un'accezione negativa, perché non si può vedere una persona che mentre canta si mantiene la pancia per capire se sta respirando, oppure mette il ditino per fare un acuto, per far vedere che deve prendere questo giro. Questa cosa qua, quando vi prego, quando studiate, fatelo a lezione, però poi state sciolti e divertitevi. Pensate a perché voi cantate, perché vi divertite, perché state bene, perché volete condividere la vostra passione con le altre persone, perché a nessuno interessa vedere quello che voi fate con il vostro corpo. Quindi state sciolti, il mio consiglio è quello di essere sempre rilassati e tranquilli. Quindi ricordiamoci di non mantenerci la pancia, di non fare movimenti strani, ma cantiamo sempre per gli altri. Anche perché a nessuno interessa vedere una persona che canta per se stessa, a questo punto sarebbe meglio mettere su un CD a casa, sul divano, e ascoltare solo una bella voce. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.